Cos'è questo posto? Fai il mercante d'arte? Sì, alle volte. Questo è il mio ufficio. Beh, lo vedo che è il tuo ufficio, ma hai anche tutti quegli altri posti, quindi questo perché cos'è? Perché mi ci hai portato? Qui ci svolgo la mia attività principale, quella di maggior successo. Io trovo prestiti per chi non può avere prestiti. Insomma, sono la loro ultima risorsa. Sei l'ultima risorsa. Perché i tassi di interesse sono oltre il 12% e viaggiano verso il 18%. Esattamente, furbacchiona. Affanculo Jimmy Carter. Affanculo. Affanculo Nixon, in effetti. La guerra, il deficit e tutta quella merda. Cazzatiamo se così in gamba. Dico davvero. Grazie, caro, ma come glieli trovi i soldi? Vedi, Non glieli trovi, vero? Niente soldi. quella è gente ad alto rischio. Non posso ottenere un prestito per loro, ma posso ottenere un mio compenso, 5.000. Si 5.000. Ti prendi 5.000 e non gli dai niente. tratta di brutta gente con brutti divorzi, la passione per il gioco, debiti, assegni a vuoto, roba così. Chiunque navighi in cattive acque alla fine si vede davanti un abisso di disperazione. E tu sei lì ad aspettarli. E se fossimo noi? Noi. Che te ne pare? Sidney, scusa, ho esagerato, sono andato troppo in là, non volevo sconvolgerti, mi dispiace. Lo so che non è una cosa per chiunque. Ah! Dio, era così bello averti conosciuto. Perché le ho detto la verità? Perché le ho detto la verità? Perché hai dovuto farlo? Perché hai dovuto farlo? Hai rovinato tutto, capisci? Non avrei mai dovuto dire la verità a una donna, ma è così in gamba, lei è diversa. È diversa. Hai detto che è stato bello conoscermi. Hai detto che è stato bello incontrarmi. Sì. Ebbene, con gioia che ti presento Lady Edith Greensley. Ho solide relazioni nel settore bancario e finanziario a Londra. Sarei lieta di poterla favorire per il prestito, ma mi corre l'obbligo di essere molto selettiva. Sì. Cazzo, è stato fantastico. Grazie, m'hai gradito. Tantissimo. Non credevo che saresti tornata. Grazie a Dio sei Dove tornata. volevi che andassi? Cazzo, ti amo. Sono tutta tua.